Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nell'episodio 29 della serie principale di Minecraft, ragazzi. È da un po' che non ve lo porto, ma vi andrò a spiegare il perché di questo ritardo nell'episodio 29. Inoltre, se mi sentite con questa voce, ragazzi, scusatemi, ma sono stato al Video Games Show e ho perso quasi completamente la voce. Inoltre, ho anche un po' di influenza, però questa esperienza è stata veramente fantastica, l'ho condivisa con tantissimi youtuber, alcuni sono veri e propri amici, già lo sapete, soprattutto Stepney, quindi è stata un'esperienza indimenticabile. Inoltre ho incontrato tantissimi di voi con cui ho fatto anche una chiacchiera, perché la cosa più bella è proprio quella di cercare di stringere un rapporto anche nella vita reale, quindi non solo qui su internet. Sono tornato al Video Games Show più carico di prima, ragazzi. Ci sono stati dei giorni in cui non ho caricato video, ma mi avevo spiegato qual era stato il motivo dell'assenza, perché su Facebook avevo scritto un post che spiegava un po' cosa era successo. Io avevo registrato l'episodio, diciamo, 29, ragazzi, questo qui che adesso vedete. Però, per qualche strano motivo il file audio si è corrotto e quindi non ho potuto portarvi subito l'episodio. Ci sono stati dei giorni in cui non ho caricato video e adesso vi sto registrando questo episodio in cui andrò a mostrare una sorta di riassunto di quello che ho fatto nell'episodio che non verrà mai caricato sul canale, quello lì che si è corrotto. Diciamo, partirei subito dicendo che nell'episodio 28, ragazzi, noi avevamo insieme ai ragazzi, cioè insieme a Stepney e Surry, trovato l'End. Ci eravamo fatti anche un po' di risate distruggendo un po' la mappa, anzi, loro mi avevano distrutto la mappa e varie cose. Però tutto quanto è stato messo a posto, come vedete, tutto è tornato alla normalità, tutto è tornato come era prima dell'arrivo dei due pazzi schizzati. Inoltre ho messo un blocco sonoro qui, tanto per far figo. E qui un giradischi perché ne avevamo bisogno, ragazzi, perché comunque esteticamente sono carini. Finché non andremo a fare una stanza delle ceste e dei trofei, questi rimarranno qui. Adesso andiamo invece a vedere un po' com'è l'End, ragazzi, perché io vi avevo detto che volevo fare una sorta di ferrovia e ci sono riuscito. Ci ho messo un po' di tempo, infatti quell'episodio durava veramente tanto tanto tempo, erano circa 2 ore di registrazioni, ragazzi, erano circa 2 episodi. Perché avevo sbagliato strada nel fare la ferrovia e quindi adesso noi ci troveremo due ferrovie differenti, una che porterà verso casa e un'altra che invece ci porterà verso una terra lontana che prima o poi andremo ad esplorare. E ho pensato di sfruttare questa ferrovia che adesso vi andrò a far vedere per cercare magari un nuovo villaggio, visto che il nostro villaggio base è diventato un villaggio fantasma, non si sa perché, ma i villaggeri si sono buggati e quindi non è presente nessun villaggero nel villaggio. La mappa, da quando è stata trasferita nella 1.8, si è veramente buggata del tutto e sto cercando in qualche modo di risolvere il problema. Cercherò di portarla nella 1.8.1 e di risolvere i vari problemi che ha. Allora, come vedete, qui ho fatto una sorta di piattaforma e questa qui è la ferrovia che ci porterà all'End. Qui metteremo una sorta di scambio in modo tale che noi potremo scegliere di andare verso il villaggio fantasma oppure di andare verso l'End. Questo è un qualcosa che dobbiamo ancora fare perché devo ancora finirla la ferrovia, dobbiamo mettere i binari quelli lì dorati, dobbiamo alimentare il tutto, quindi è un piccolo lavoro che dobbiamo andare a fare. Dobbiamo, non so perché dico dobbiamo, comunque sono diventato un po' dislessico in questi giorni, ragazzi. Se chiedete a Stepney e a Surry, mi hanno sfottuto per tutto il giorno perché iniziavo a dire parole a caso, parole che non esistono, e ho anche inventato un nuovo vocabolario. Come potete vedere, questa ferrovia va fino all'End da questo punto. Se invece noi andiamo a destra, abbiamo una ferrovia molto lunga che avevo iniziato a costruire perché non ci avevo fatto caso, ragazzi. Avevo sbagliato a prendere le coordinate e avevo preso le coordinate negative e non quelle positive. Quindi in qualche modo io sono arrivato qui, non ho visto la ferrovia là in fondo e me ne sono andato a destra. Ho costruito una ferrovia immensa, tutta lunga, e non trovavo casa. E quindi mi sono fatto la domanda se avevo sbagliato a cercare, se avevo sbagliato a prendere le coordinate. E in questo modo ho capito che comunque c'era stato un errore. Questa ferrovia è inutile che la distruggo, ma la utilizzerò per andare a cercare poi in futuro un villaggio. Vi faccio vedere poi come ho sistemato anche la stanza dell'End, perché io sono un tipo ordinato. Lì c'è uno scheletro, non si sa perché. Vabbè, adesso lo massacriamo. Ok, perfetto. Io, visto che sono un tipo molto ordinato e organizzato, ho allargato la stanza. Ho messo delle porte che dovrebbero impedire agli scheletri di entrare, ma non si sa perché, per quale motivo sono entrati. Tutto ciò serve per rendere più funzionale poi dopo, in un secondo momento, quando vorremmo arrivare all'End. Non ci possiamo andare perché servono 12 Ender Eye
Inoltre io vi vorrei proporre che quando saremo pronti per andare nell'End, se volete io posso portarmi Steppini e Surri. Dovete deciderlo voi se volete che io faccia l'Ender Dragon da solo, oppure se volete un episodio speciale in cui faccio entrare di nuovo Steppini e Surri. Questa volta però li lincio se mi toccano la mappa, ragazzi, state tranquilli. Diciamo che ho fatto tantissime cose nell'episodio 29, ci è voluto tantissimo tempo e volevo mostrarvele in questo episodio riassuntivo. Inoltre molti di voi mi avevano chiesto che fine hanno fatto i diamanti, cosa ne ha fatto Steppini. Ragazzi, i diamanti una parte me li ha restituiti e quindi stanno nella chest nel villaggio, un'altra parte per sbaglio lui li ha trasformati in corazze, quindi io mi ritrovo all'interno delle chest del villaggio tipo 8 milioni di corazze che tanto prima o poi andremo ad utilizzare. Non siamo poveri, anzi siamo pieni di diamanti e quindi siamo anche molto fortunati a trovarli. Non è così difficile, ragazzi, basta avere una miniera fatta bene come ce l'ho io e i diamanti si trovano veramente in modo semplice. In un prossimo episodio io vorrei completare questa ferrovia mettendo dei binari alimentati, mettendo lo scambio e facendo tutto per bene. Vorrei farvi anche un'altra proposta. Che ne dite se l'episodio 30 io ve lo faccio un po' più lungo? Fatemelo sapere nei commenti. Diciamo che arriviamo ai nostri 2500 like se volete che l'episodio 30 duri per esempio 20 minuti, facciamo un episodio speciale da 20 minuti al posto che da 10-12 minuti come al solito, in cui cercherò di effettuare varie costruzioni e completare anche la ferrovia. Quindi mi raccomando, nei commenti scrivetemi se volete questa iniziativa, fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque siamo diventati tantissimi, ragazzi, siamo 33.000, ci sono tantissime persone nuove che magari anche neanche conoscono la mappa e quindi io invito quelle persone nuove a vedersi magari gli episodi precedenti in modo tale da essere al passo con questa mappa, perché io ho voglia di continuarla, di farla diventare lunghissima. Ho voglia insieme a voi di fare tantissime costruzioni come abbiamo sempre fatto, di abbellire le costruzioni seguendo i vostri commenti e tutto quello che mi dite. Vorrei completare, diciamo, l'edificio che ci porta nella farm di scheletri. Qui abbiamo la farm di scheletri, non so se ve lo ricordate, ma qui ce l'abbiamo. Vorrei creare una sorta di costruzione piccolina, niente di esagerato, facciamo una cosa del genere, vedete? Qui c'è un buco, qui leviamo la terra perché voglio ingrandirla un po', perfetto. Voglio fare delle mura in questo modo, ok, e andremo a fare poi una sorta di costruzione ad arco. Vorrei mettere del vetro o delle staccionate come finestre, vediamo un po' quali ci stanno meglio. Oh, ok, facciamo anche così, 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 facciamo un'altra cosa del genere, perfetto. Poi eliminiamo questo, eliminiamo quello, eliminiamo questo, eliminiamo questo. Poi abbiamo bisogno del legno. Vorrei utilizzare delle staccionate scure al posto del vetro, così. Ragazzi, se mi sentite anche un po' stanco è che questi 3 giorni sono stati veramente distruttivi, però volevo assolutamente farvi questo episodio per spiegarvi perché non è uscito l'episodio 29. Poi nell'episodio 30, ragazzi, faremo un qualcosa di sicuramente molto molto meglio. Ok, ci sta di più la staccionata rispetto al vetro in questo tipo di costruzione. Quindi andiamo in superficie e mettiamo tutte le scalette così. Dio quanti siete, ragazzi! Ma cosa state venendo a fare qui? Questo va così e questo va così. Perfetto, questo qua lo eliminiamo e ci mettiamo questo. Sento un macello allucinante. Dai che abbiamo completato. Madonna, vi massacro! Mamma mia, vi massacro! Venite qua, morite, morite, bastardi, morite, morite, morite male, morite male! Vieni, vieni, pezzo di merda. Non so se chiuderla, sinceramente. Potrei chiuderla con degli slab in questo modo, in modo tale che non spawnino mob lì. Perfetto, una volta fatto il tetto, io andrei a mettere delle torce qui. Andiamo a levare queste che non servono. Mi sembra alquanto carina, è venuta niente male, mi piace, semplice, perché volevo una costruzione semplice, ragazzi, non è che volevo chissà cosa. Qui dobbiamo levare l'acqua, perché voglio metterci anche qui la roccia, così. Mentre al centro qui voglio farci tutto in ghiaia un percorso, in modo tale che venga molto più carino il contrasto tra roccia ed erba. Voglio metterci dei quadri, quindi
devo andarne a prendere uno, vediamo se ce l'ho, perché lo voglio posizionare proprio al centro, in modo tale che ci sia una bella immagine proprio frontale. Mi raccomando, ragazzi, visto che negli ultimi episodi io non l'ho fatto, ma continuerò nell'episodio 30 l'attività che ho sempre svolto, cioè quella di rispondere a dei commenti che voi scrivete sotto i video. Usate gli hashtag Vegas Sfida, Vegas Salute e Vegas Risponde per farmi delle domande, per sfidarmi o per dare dei consigli sull'abbellimento e la decorazione della mappa. Quindi mi raccomando, utilizzateli, perché se anche in questo periodo non li ho utilizzati, non vuol dire che non lo farò in futuro. Questo quadretto mi sa tanto di troppo Heidi, voglio qualcosa di più cattivo. Eccola lì, mi piace, questo qua mi piace già di più. Va bene, lascio questo ragazzi. Visto che ci sono, vorrei dare anche un occhio sopra per mettere un po' di torce. Faremo magari una struttura del genere per mettere quattro torcette così. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa struttura, magari datemi anche qualche consiglio per abbellirla, perché lo sapete che diciamo che nel primo episodio io la creo, nel secondo episodio cerchiamo di abbellirla un po'. Deve essere una struttura semplice, non voglio niente di complicato, magari ditemi un altro materiale che posso utilizzare per variare un po' rispetto al pietrame in questa struttura. Voglio andare a fare un giro dalle pecorelle perché sto cercando di accumulare più lana possibile, in modo tale che nell'episodio 30 proverò a fare la prima pixel art della mappa, perché l'avevo promesso che l'avrei fatto, e quindi l'episodio 30, che potrebbe durare 20 minuti, potrebbe essere l'episodio ideale per fare la prima pixel art. Quindi prendo le mie care amiche cesoie e do una spolpata a tutte le pecorelle, perché è importante spalmare tutte le pecorelle. E nel frattempo, ragazzi, che io prendo tutta la lana di tutti i colori, perché voglio fare tante pixel art in questa mappa, io vi saluto. Spero che questo video un po' corto, un po' così aggiornamento vi sia piaciuto. Volevo spiegarvi che cos'era successo, quali erano stati i problemi. Vi porterò l'episodio 30 il più presto possibile, in modo tale che non passi troppo tempo. Vorrei portarlo in un paio di giorni, quindi cercherò di farlo appena mi torna un po' la voce, perché con questa voce sembro veramente un transessuale allucinante. Mi raccomando, lasciate un like, un commento e una condivisione. Scusatemi se nei giorni scorsi non ho fatto tanti video, ma io avevo preparato questi due video di Minecraft. Poi il caso ha voluto, o la sfiga ha voluto, che non riuscissi a renderizzarli e quindi sono rimasto senza video. Quindi mi raccomando, fate sempre ciò che volete, fate sempre quello che vi chiedo se vi fa piacere. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Bella!